Benvenuti a TG Calcio. Siamo alla quarta giornata di campionato, seconda categoria, girone B. Questa volta il Pomarico affronta fuori casa il Marconia, dove vede vincere il Marconia per 1-0. Inizia il primo tempo. Il Marconia fa subito da padrone del campo, rendendosi più volte pericolosi nell'area pomaricana. Un Pomarico veramente brutto nei primi 30 minuti di gioco, che non riesce a tirare in porta nemmeno una volta. Finisce così il primo tempo con il parziale di 0-0. Con l'inizio del secondo tempo il Pomarico cambia faccia, affrontando la partita con uno spirito combattivo, con un gran Marcello Di Lucca che difende e detta i ritmi di gioco come re incontrastato del campo. Ma nonostante il bel gioco espresso nella seconda frazione di gara, arriva al 90esimo il gol del Marconia su un calcio di punizione, dove il giocatore del Marconia approfitta del varco venutosi a creare fra la barriera. Finisce così la partita con la vittoria del Marconia, Pomarico sfortunatissimo che avrebbe meritato il pareggio. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.